Giacino, seguiamo il profeta. Vada retro, Satan. Vada retro, Satan. Vada retro, Satan. Senza armatura, senza paura, senza calzari, senza denari, senza la brocca, senza pagnocca, senza mappa, senza pappa. Vada retro, Satan, vada retro, Satan, vada retro, Satan, vada retro, Satan. Durante la partecipazione all'ennesimo torneo avviene l'incontro con una combriccola di curiosi personaggi. Sono il giudeo Abacuc, il giovane Tappone, lo strogoto Mangold e il corpulento Pecoro, che si sono messi d'accordo per coinvolgerlo nella loro impresa. I quattro infatti hanno ucciso, o meglio, credono di aver ucciso un nobile neofeudatario del castello di Aurocastro in Puglia. I quattro, pur dotati della pergamena con l'attestato di possesso, sono sprovvisti di titoli di nobiltà, pertanto è loro necessario trovare sì un cavaliere, ma assai spiantato e desideroso di sistemarsi. Ecco il motivo della loro presenza al torneo, in cui Brancaleone, a cavallo del suo buffo e dispettoso aquilante, orgogliosamente non dà loro ascolto e parte che per il torneo convinto di fare la vittoria.